Il principe cerca moglie, commedia brillante del 1988, torna sul piccolo schermo martedì 10 aprile su Italia 1, a partire dalle 21. 25. Mattatore assoluto della pellicola è Eddie Murphy, di recente diventato padre per la nona volta, che interpreta il protagonista del film, il principe ribelle e desideroso di vita vera che è in cantiere anche un sequel della fortunata pellicola, sempre con Murphy nel suo vecchio ruolo. Il principe cerca moglie. Il trailer Il principe cerca moglie. La trama, nell'immaginario paese africano di Zamunda, regna, adorato dai suoi sudditi, il re Jeff Joffer con sua moglie e l'unico figlio ed erede al trono Akem. Questi è circondato da ogni cura da premurosi servitori ed amabili e compiacenti damigelle, pronti non solo ad eseguire qualsiasi ordine del giovane principe ma addirittura a prevenire ogni suo desiderio. Non volendo sposare la donna scelta dal re a divenire la futura regina di Zamunda, Akem convince suo padre a farlo partire per l'America con l'amico e servitore Semi. Costoro, arrivati a New York, nel miserrimo e malfamato quartiere di Queens, prendono alloggio in un infimo alberghetto pieno di sporcizia e di gente poco raccomandabile. I due giovani iniziano a frequentare vari locali e si buttano nella conoscenza di nuove ragazze, il principe cerca moglie. Il cast è di Murphy, Una poltrona per due, Beverly Hills Cop, Il bambino d'oro, Vampiro a Brooklyn, Il professore matto, Il dottor Dolittle, Dream Girls, Piacere d'ave, interpreta il principe Akem e Arsenio Hall, Più forte ragazzi, Harlem Nights, La sua spalla Semi, entrambi, come spesso è accaduto in carriera a Murphy, si sono divertiti a interpretare anche diverse parti minori, con Hall che appare nel film addirittura nei panni di se stesso. Shari e Hadley veste panne di Lisa Bouvel mentre James e Harry Jones, Star Wars. Con Anne il Barbaro, Caccia a Ottobre Rosso, Radici, Le Nuove Generazioni, è invece Re Joffy Joffe. C'è spazio anche per quelli che oggi sarebbero quasi considerati cameo. Un ancora poco conosciuto ma già QUARANTENNE Samuel L. Jackson, The Avengers, Pulp Fiction, Jurassic Park, Star Wars, Django Unchained, interpreta il ruolo del ladro al ristorante mentre un allora giovanissimo Cuba Gooding Jr. Codice d'onore, Boez N, Theod, Strade violente, Jerry Maguire, Qualcosa è cambiato, Pearl Harbor, Zoolander, American Crime Story. Il caso Od Simpson, veste i panni del primo cliente del barbiere in una scena la cui gran parte venne poi tagliata. Il principe cerca moglie. Curiosità: John Landis ed Eddie Murphy non andarono d'accordo durante la lavorazione del film, sicché l'attore fece voto di non lavorare mai più col regista. Murphy però si riconciliò con Landis poco dopo, tanto che gli chiese personalmente di dirigere il terzo capitolo della saga di Beverly Hills Cop. Nei titoli di coda, si ringrazia, in maniera scherzosa, ovviamente, l'inesistente commissione cinematografica zamundiana. Sidney Poitier è stato brevemente considerato per la parte del re di Zamunda. Il principe Akem chiama uno dei suoi elefanti Babar,
come il popolare personaggio di libri per bambini che è, appunto, un elefante. Il principe cerca moglie. La recensione: il film non ha grandi pretese se non quella di divertire, e, alla prima visione, gli riesce anche. Del resto, è proprio sulla capacità di folgorazione di alcune battute che la pellicola ha costruito il suo status di cult anni 80 che oggi tutti le riconoscono senza problemi, al punto che Il principe cerca moglie viene praticamente sempre citato tra i film di maggior successo di Eddie Murphy, lui stesso un'icona del decennio. Principalmente grazie al fatto di essere apparso in tante pellicole di successo dell'epoca. IMDb riconosce a Il principe cerca moglie il suo ruolo di culto di nicchia con un 7.0 pieno su 10, e Movies segue a ruota con 2.93 stelle su 5. Za conferma al rialzo il voto perché un pizzico di nostalgia canaglia non si nega a nessuno. 7.5.